Architetto, lei è mia sorella Hikma. Ricordi quando ci siamo conosciuti? È stato come rivedere una persona. L'anno dopo ci siamo sposati. E poi tutta quella felicità è stata pagata molto cara. Staresti bene con i capelli così? Ti odio! Busy as boys, boys she talk, boys she walk, boys she drive the weekends. È sempre pronto a provocarmi, sempre... Lui non la racconta proprio come te. Il tragico della vita è che tutti hanno le loro ragioni. Per quanto tempo ancora vuol far pesare Hikma il suo errore? La bambina ha bisogno di silenzio e aria pulita. Non può crescere dove state adesso. E qui nessuno vi chiederà l'affitto. Io l'avevo capito perché eri così gentile con lei. Sei un narcisista distruttivo, ecco cosa sei. Ma io non mi farò distruggere da te. Ti prego di stare vicino a Hikma che ha bisogno di aiuto. Tu dov'eri quando tua moglie è morta? Hai visto? È bastato un solo fiore per farci dimenticare i tentativi falliti. Dici che era meno faticoso lasciare le aiuole vuote? E ad un certo punto avviva il momento di non rinunciare più a nulla, di impegnarsi in amori con persone più giovani, ecco. È per questo che la chiamano seconda primavera.